Noti card, anzi, l'IM che ho mandato sui gruppi dove c'era il join me. Tra l'altro adesso sei partecipanti e vabbè, vediamo un po' di fare il possibile. Allora, innanzitutto vi chiedo scusa, la settimana scorsa e anche questo martedì non sono riuscito a fare lezione perché ho avuto i vari impegni. E quindi niente, cioè ogni tanto succede, ma anche stasera sono arrivato a casa praticamente alle 10 meno un quarto ed vi rendete conto che dopo una giornata di lavoro e tutto diventa Anna. E non so cosa dirti, tanto l'importante è che adesso mi vediate e vi sentiate, perché probabilmente dipenderà un po' dal lag. Quindi Super Alcuni, ad esempio, c'era Margie Ribba che mi vedeva sempre come una donnina con i senini, infatti lei sta facendo anche lo stream. Tra l'altro, se Margie sta facendo lo stream, forse può anche pubblicare, anzi no, mi sembra che basti cliccare sulla sua telecamera, giusto? Sì, Vedete, c'è Margie che... basta cliccare sulla telecamera. Dovreste avere, diciamo, lo streaming anche dove si può sentire la lezione, dove verrà registrata, anche se sullo streaming di solito c'è un ritardo di 3-4 secondi, quindi se andate sullo streaming dovete spegnere uno dei due audio, altrimenti non si capisce niente. Ok, allora, vedo che ci sono per fortuna delle persone che ci sono state anche le altre volte, mi sembra che però vedo anche forse c'è una o due persone nuove, giusto? E se non vado errato ce n'è almeno una che mi aveva contattato, Jeans, che invece era la prima volta che stavi usando il nostro famoso Blender. Hai già provato a fare qualche prova? Mi sembra di averti fornito il Primster, o sbaglio? Comunque di averti dato qualche link dove ha dei video di alcune trasmissioni dove nulla ancora. Sei riuscito a installarti alla fine il Primster sul tuo Blender? Come tutti i presenti sono riusciti a installare il Primster? Se no, possiamo fare un brevissimo giro esplorativo. Allora, sì, alcuni di voi mi stanno seguendo diverse settimane, quindi immagino e spero che ce l'abbiano il Primstar. Per gli altri, innanzitutto, se l'avete il file Primstar 125.zip, Primstar 125 qualcosa.zip. Dunque, no, Primstar 125 è la versione di Primstar 2.0, quella di cui stiamo parlando da un po' di tempo. Il 125 non è la nuova, è una delle vecchie, però io avevo provato le nuove e non mi avevano funzionato, ed è per questo che praticamente sto consigliando di mettere la 125, perché a me la 149, che era quella più recente, mi crashava Blender, cioè non mi funzionava bene. L'avevo anche segnalato Gaia, e quindi è un po' una cosa. Allora, l'hanno tolto dal sito, perché guardo. Vediamo dal sito cosa c'hanno. Dunque, sul sito c'hanno la 125 e la 149. Però la 149, come dicevo prima, la sconsiglio. E io sto, tra l'altro, chi ha Join Me dovrebbe vedere anche le finestrelle che sto prendo. Questa qui è la finestra. Se voi comprate Primstar, che si compra andando praticamente, cioè ci sono tutta una serie di istruzioni, no? Cioè, in pratica, chi riesce a vedermi su GoTeamViewer, magari facciamo così, faccio vedere anche su TeamViewer. Allora,
se io ho, c'è un AliCorsiWordPress.com, che è un blog WordPress, dove se andate ci sono le istruzioni per scaricare. Quindi, ad esempio, c'è una modellazione 3D e lì c'è proprio un articolo. Adesso magari ve lo passo anche in chat qui, così lo vedete. Allora, questo articolo lo sto facendo vedere anche in Join Me e in TeamViewer. Praticamente ci sono le istruzioni necessarie, e tra le istruzioni necessarie c'è scritto di scaricarvi Blender dal sito proprio blender.org, andare a comprare c'è uno SDURL dove si compra praticamente a un costo che è relativamente elevato, perché è comunque una sorta di finanziamento, il diritto d'accesso al Polystar 2 Dev 125.zip. Io ho anche detto, visto che comunque è un prodotto open source, chi non può, non vuole o non riesce, insomma, a pagare quelle cifre, che sono dalle 2.000 alle 6.000 linden dollari, io posso poi mandarvi oppure qualcuno di voi a cui l'ho già mandato lo zip, magari può contattare, cioè, insomma, di voi, ad esempio, c'è Andrea. Beh, Andrea glielo posso passare poi dopo via Skype. Oltre ad Andrea, chi è che gli manca? Il Primstar Zip. Primstar 2 Dev XXX.zip. Manca. Il primo Star 2 io non ce l'ho. Come non ce l'hai? Premessa della cosa. Allora, eventualmente io dico a tutti, e tra l'altro adesso per bontà, per riuscire ad andare avanti con l'azione, io vi lascio magari sempre in chat qua, salazar@gmail.com, la mia email. Quindi mandatemi un'email e io vi risponderò mandandovi il primstar.zip. Se per caso l'avete perso oppure se non l'avete mai avuto. Ora, nell'articolo un breve riepilogo stasera, perché visto che ci sono almeno tre persone che hanno dei problemucci, lo vediamo. E poi c'è un esempio di testurizzazione. Quei tre video che vedete sono dei video che vi permettono, vedendoli, soprattutto il primo, cerca un po' di spiegarvi alcune basi elementari per usare Blender. In realtà, per imparare Blender ci va molto più che quel video, ci va molta pazienza soprattutto. Ci sono tantissimi altri video, anche in italiano, che sono disponibili su internet, quindi è sufficiente che voi cerchiate su internet. Ad esempio, c'è una risorsa infinita, mi sembra si chiami Red Baron 85, che fa un insieme di tutorial abbastanza ben fatti, dove spiega come usare Blender in tutte le sue forme. Quindi, se voi andate anche su Video Tutorials Blender 2.5 corso base, vedete che, non so se lo vedete da Join Me, ci sono una quantità in italiano, stiamo parlando di video in italiano, quindi non ci sono scusanti, no? Cioè, quindi non si tratta di non sapere l'inglese e così via. Quindi tra l'altro, magari seguite le lezioni della prima, non dalla lezione 87, ma magari dalla lezione 1. Red Baron parla l'italiano molto semplice, molto fruibile, e questi video credo che, se seguiti tutti dal primo video fino all'ultimo, saranno decine e decine di ore. Quindi, cioè, se uno c'è proprio voglia, se
Se uno ha proprio voglia di imparare, anche perché francamente le mie lezioni qui in Second Life possono dire alcune cose, ma sono più che altro degli appetizer, cioè servono per farvi dare insomma, un po' una percezione, no, di quello che si fa. E per molti motivi, primo perché comunque cioè, anche io non sono, come ho detto molti di voi, non sono un espertissimo, quindi se mi chiedete di farvi la Venere di Milo, io non riesco a farlo. No? Perché io so fare solo alcune cose banali, però visto che queste cose banali che so fare io sono delle cose che pochi sanno fare o comunque pochi riescono a comunicare, anche perché sono delle cose spesso parlando di Sculptis, cioè ad esempio questi tutorial che vi sto facendo vedere sono dei tutorial che spiegano come usare Blender, no? Ma per usare Blender in Second Life in realtà è un pochino più complesso, quindi c'è la tecnica che si usano per usare queste cose Second Life le usano in molte meno persone, quindi immaginate che ci saranno magari migliaia di persone che si occupano di Blender anche in Italia, ma di persone che si occupano di Blender e che usino Blender per fare sculpti in Second Life ce ne saranno da 1000, ce ne saranno forse una decina, quindi c'è la quantità insomma, di materiale che si trova tende ad essere inferiore. Io nel mio piccolo ho fatto un po' di video, li trovate su YouTube, io sono Salazar anche su YouTube, ne ho fatti alcuni, e alcune cose le vediamo interattivamente adesso. Allora, una volta che se vi va facciamo questo piccolo riepilogo, vi chiedo conferma se riuscite a vedere il mio schermo. La parte di sinistra dove c'è Blender, allora proviamo a fare, proviamo a prendere Blender così come è quando è nudo, cioè quando non c'è niente. Allora sapete che Blender, anche se può essere molto modificabile, infatti io qui l'avevo modificato, gli ho messo una parte con le immagini, una parte con la 3D, eccetera, ma quando si parte con Blender, la prima volta che si entra in Blender, in realtà entra con questi factory setting, che tradotto in italiano voglio dire le impostazioni di fabbrica. Quindi se io clicco, questa qui è il, magari provo a metterlo leggermente più piccolo, ok, questa qui è l'immagine principale con cui appare Blender. Quindi quando scaricate Blender 2.57 vedete tutte queste finestre. Ma adesso provo un attimo a fare il quit e a rientrare. Ah, non ho fatto il save. Rifaccio di nuovo tutto, carico i settings di fabbrica. Sinistra, e poi faccio il save user settings, control U, per fare in modo tale che questi settings di fabbrica siano quelli di default con cui si entra. Quindi adesso se io esco da Blender e provo a rientrare in Blender, vedete che rientra con quelle impostazioni che ho salvato. Allora, questo Blender che vedete è un Blender che non ha il Primestar installato. Come faccio a sapere che non ha il Primestar installato? Perché se vado a un punto e provo a fare Shift A, ciao Depp, stavo spiegando le basi di Blender con Primestar. Se è la prima volta che vieni Depp e poi vuoi chiedermi quello che devo dire agli altri, c'è il Primestar, che è il prodotto che permette di fare Sculpted con Blender, pu puoi mandare un'email e poi eventualmente ti passo il pacchetto 1.zip che si aggancia a Blender. Allora, sulla sinistra, aspettate dunque se io faccio. Dunque, qualcuno riesce a postare il link Join Me? Oppure aspettate che lo vado a prendere, magari lo. Così chi è arrivato adesso può. Perfetto, allora, grazie, così chi è arrivato ultimo può andare su quel link e dovrebbe vedere il mio. No, ti dicevo, adesso io spiegherò come installare Primestar, che è un add-on, un plugin per Blender, che
una volta installato su Blender, gli permette di costruire sculpte in maniera abbastanza facile, relativamente facile, per poter essere trasmessi poi su Second Life. Per fare questo, io ho fatto anche dei video su questo, quindi adesso sto facendo una ripetizione di cose che sono già presenti su internet, che puoi trovare. Ah, aspetta che ripasso di nuovo il link di prima. Quindi abbiamo questo che è il mio articolo che ho pubblicato, e poi c'erano una serie molto elevata di tutorial in italiano scritti da Red Baron 85. Cioè, anche in quel caso lì basta cercare Red Baron e si trovano. Allora, torniamo al nostro Blender, e se arriva qualcun altro, magari qualcuno lo aiuta, così non mi interrompo più. Allora, quando si entra in Blender, dicevo, normalmente non c'è il Primestar installato. Questo vuol dire che quando fate Shift A nella finestra 3D, vedete che io sono in questa finestra centrale dove c'è il cubo. Se io clicco, mi si muove il cursore tridimensionale, e facendo Shift è il maiuscolo, è il tastino con la freccina in alto che sta sulla sinistra della tastiera. Facendo Shift A, vedete che non ho qua sotto un'opzione che si chiama UV Map, mi sembra qualcosa del genere. C'è soltanto la possibilità di creare oggetti Blender normali, ma in realtà se io avessi installato Primestar dovrei vedere una opzione in più qua. Oppure anche alternativamente dovrei poter vedere nel file import, in fondo qua dovrei vedere un'opzione che mi permette di importare da Second Life, cioè da Sculpted Map. Se non lo vedo vuol dire che non ho installato Primestar. Allora, per installare Primestar io devo fondamentalmente andare nella gestione delle preferenze utente, e questo ce l'ho sempre da file, dal menu file. Vado sotto User Preferences, mi compare una finestra, non so se la vedete, e in questa finestra una delle opzioni sono gli add-ons, che sarebbero i plugin. Quindi, quando sono nella finestra degli add-ons, devo installare l'add-on opportuno, e questo add-on, forse, adesso trovarlo, cerchiamolo. Primestar 125 user spazio download. Primestar, devo ovviamente ricordarmi dove l'ho messo questo add-on. Primestar 125, che sarebbe sotto user spazio download. Però qua, e ce l'abbiamo qua, Primestar 125. Seleziono questo add-on e lui l'ha installato. Per essere sicuri che l'abbia installato, lo cerco con Primestar, e se cercando qua Primestar mi dice Object Primestar, vuol dire che è installato, e gli devo mettere il baffetto qua per dire lo voglio abilitare. Quindi prima si installa e poi si abilita. Pratica bisogna avere il punto zip, puoi andare nel file User Preferences, nella parte di Add-ons, e poi da lì si fa l'install add-on e si installa. Ora, un piccolo trucco per chi ha, qualcuno di voi ha Windows 7 o Windows Vista? Allora, chi ha Windows 7 e Windows Vista deve normalmente fare un trucco, che è quello di possibilmente di lanciare Blender come administrator. Perché se
se non si lancia come administrator, questa operazione che vi ho appena detto non dice nulla, ma spesso e volentieri non fa nulla e quindi vi trovate un attimo di imbarazzo. Comunque, allora, se vi ricordate di lanciarlo come administrator, lui riesce a fare delle operazioni un pochino più delicate, che sono appunto queste qua, di riuscire a fare delle installazioni. Però dovete lanciare proprio tutto Blender come administrator, quindi io vado qua e gli dico nelle proprietà di Blender, gli potete dire run as administrator, oppure lancia come amministratore, credo nella versione italiana, quindi riuscite a farlo. Allora, una volta che è stato installato il Primstar, voi vi accorgete che è stato installato perché facendo Shift A vedete che compare in fondo un UV shape. Cioè, praticamente vado qua, faccio Shift A, vedete che c'è nelle mesh, quindi clicco Shift A, che vuol dire Add, mi fa vedere una serie di cose che posso aggiungere e in fondo abbiamo UV Shape. UV Shape sono le forme sculpted che posso usare con JAS, cioè con Primstar. Alternativamente potete andare su File, Import e accertarvi che in fondo ci sia Sculpti. Vedete che in fondo c'è Sculpti, allora siete avete Primstar installato. Quindi vi è chiaro allora questa primissima cosa di base sull'installazione di Primstar? Qualcuno di voi forse mi dispiace sta rivedendo certe cose n volte, ma visto che appunto ci sono sempre persone nuove, conviene fare un riepilogo. E poi anche gli altri magari può anche essere utile se. Sì, eventualmente se non avete il file, segnatevi questi appunti e poi comunque ci sono questi video che anche ho lasciato in quella pagina di prima dove si può insomma lavorare. Dunque, beh, in realtà non c'è molto. Io ho detto che per fare sculpture con Blender bisogna avere questo filetto zip, cioè devi dep. Tu sai cos'è Blender, almeno in due paroline? Ribatti, ma non vedo. Blender è un programma che permette di fare delle architetture tridimensionali. Allora, noi lo usiamo e stiamo spiegando come usare Blender per fare degli sculptis. Quindi la prima cosa da fare è quella di scaricarsi Blender 2.57 dal sito ufficiale che ti permette di scaricare questo programma, di installarlo e poi di installarci sopra questo add-on che si chiama Primstar. Quindi praticamente Blender da solo, anzi Blender 2.57, che è l'ultima versione di Blender, più Primstar. E Primstar sono questo failetto che io vi ho fatto vedere prima che ho installato come add-on. Quindi Primstar è un add-on di Blender che una volta installato aggiunge delle funzionalità a Blender che sono fatte apposta per poter creare degli sculpted, quindi degli oggetti per Second Life. Ti è chiaro questa cosa? Allora, una volta partite, quindi vedete che qua anche in Blender abbiamo il cubo, no? Ma noi in realtà cancelliamo questo cubo e per cancellare questo cubo facciamo cance, quindi cancelliamo il cubo e ci viene il nostro universo qui che è vuoto, dove c'è soltanto una telecamera, un piano, una luce, ma a noi quello che ci interessa è che non ci sia niente, no? Tra l'altro io per muovere così sto premendo il tasto centrale del mouse e sto facendo l'orbiting. E muovendo come si chiama, la rotellina del mouse mi avvicino, mi allontano. Queste sono operazioni fondamentali di Blender. Oppure premendo lo Shift e il tasto centrale del mouse posso muovere, spostare la scena. Quindi queste sono alcune operazioni, poi se i primi voi che state imparando dovete poi esercitarvi guardando anche allora, tutte queste operazioni qua di come muovere gli oggetti, selezionare eccetera, le imparate sui tutorial, ad esempio di Red Baron, no? Che
che sono quei link che vi ho dato prima, perché sono operazioni che non sono proprio banali da spiegare in 2 minuti, anche perché le avevo già spiegate in altre lezioni. Noi cerchiamo di andare leggermente avanti, quindi per andare leggermente avanti cerchiamo di costruire qui un cilindro, non so, cerchiamo ad esempio di progettare uno sculpted, e per progettare uno sculpted andiamo. Il programma in italiano ci sarebbe anche, ma di una versione precedente, che è la versione Blender 2.47, 2.49, scusate. Però io ho fatto anche corsi di Blender 2.49 negli anni passati, solo che Blender 2.49 è un'interfaccia un po' più complessa ancora di questa, e attualmente la 2.57, che è l'ultima versione, quella un po' più semplice, in realtà non è stata ancora tradotta in italiano, almeno non mi risulta che sia ancora tradotta in italiano. Poi può darsi che ci sia qualcuno che ci stia lavorando o che sia uscita la traduzione in italiano, ma lì dovete chiedere eventualmente a blender.it, insomma al gruppo di utenti Blender italiani. Sicuramente, se non c'è già adesso, sicuramente ci sarà. Ok, allora torniamo un po' su questo nostro schermo 3D. Qui noi possiamo mettere il cursore col tasto sinistro del mouse, vedete che si muove questa specie di mirino, se io clicco in un posto si muove, eccetera, e poi facendo Shift A posso aggiungere degli oggetti. E la cosa che io voglio aggiungere è fondamentalmente una delle cose più semplici che aggiungo, è un cilindro, una UV shape fatta a cilindro. Quindi ecco, questo qui è un cilindro, adesso l'ho appena aggiunto, quindi ho premuto Enter sul cilindro, mi è comparso questo cilindro, posso muovermi attorno al cilindro, ma la cosa più semplice è guardare il cilindro di fronte, e questo si ottiene cliccando l'1 del tastierino numerico, che fa vedere l'oggetto di fronte, e poi il 5 che fa vedere la visione, diciamo, non prospettica. Quindi il tastierino numerico serve per poter orientarsi su questo cilindro. Quindi una volta che abbiamo un cilindro così, vi appare come una specie di quadrato, di rettangolo, però se io li clicco sopra col tasto centrale del mouse, ci posso girare attorno e vedete che a tutti gli effetti è un cilindro. Per tornare nella visione frontale faccio 1 e poi posso ingrandire a piacimento, e poi come in Second Life posso spostarlo e quindi metterlo in posizione in modo tale da poterlo manipolare. Allora, una volta che ho il cilindro, questa modalità è la modalità in cui lavoro col cilindro come un tutto insieme, cioè come un oggetto, cioè siamo in modalità oggetto, no? Però se voglio andare a modificare la forma dell'oggetto, devo andare in una modalità che si chiama Edit. E questa modalità si può ottenere cliccando sul tasto Tab della tastiera, oppure anche cliccando qua in fondo, se lo vedete su Join Me, e poi andando su Edit Mode. Quando è in modalità Edit, vedete che compaiono una serie di righe sull'oggetto. E queste righe sull'oggetto evidenziano quella che è la struttura, diciamo, tridimensionale dell'oggetto, che in termine tecnico si chiama mesh, no? Le mesh, scusate, meshes è plurale in inglese, o mesh singolare. Le mesh sono praticamente gli aspetti, insomma, tutte queste caratteristiche, i vertici sono tutti i punti che rappresentano l'oggetto, le linee che congiungono i punti e le facce che servono per dare lo spessore tridimensionale. Allora, una volta avuto l'oggetto, e se sono in Edit Mode, vedete che sono tutti illuminati i vertici, ma io posso selezionare dei vertici semplicemente cliccando su un vertice col tasto destro. Quindi se io clicco su questo vertice, vedete che si illumina solo quel vertice. E quindi posso manipolare la forma di questo oggetto spostando i vertici, ad esempio posso prendere questo vertice e alzarlo in su. Se io faccio questa operazione, vedete che ho modificato la forma del cilindro. Stessa cosa se clicco su quest'altro vertice e lo tiro in su,
modificato anche questa forma qua di questo cilindro, di quest'altro aspetto, quindi il cilindro c'ha questa specie di corna. Posso anche modificare, nel senso posso selezionare tutto un giro, cioè se voglio selezionare tutto un anello di linee, e questo si chiama in termine tecnico edge loop, cioè anello, e per selezionare l'anello devo premere il tasto Alt, quindi faccio Alt e poi col tasto destro seleziono, mi posiziono su una delle righe, cliccando col tasto destro vedete che mi ha selezionato tutto l'anello in fondo. Quindi io questo anello qua potrei voler ad esempio chiuderlo, quindi per chiuderlo c'è un comando che è, adesso facciamo le cose facili, no? Che è l'S che sta per size, dimensioni, quindi faccio S0, quindi ho premuto, ho selezionato l'anello e poi ho fatto S0, che vuol dire che prende tutto l'anello e lo rimpicciolisce, lo riduce a un punto. Infatti vedete che ho chiuso questo oggetto. Così come potrei selezionare l'anello in cima, questo, e poi anche questo fare S0. E così ho chiuso praticamente l'oggetto. Operazioni di questo tipo io posso farne su questo oggetto. Fatto. Operazioni di questo tipo ce ne sono tante. Posso anche prendere i vertici e spostarli, oppure posso anche prendere di nuovo questo oggetto, selezionare degli anelli in mezzo, quindi questo anello qua in mezzo con l'altra, e poi posso fare S, posso muovere il mouse per diciamo, ridurre l'anello e quindi ottenere delle figure diciamo un po' strane. Adesso qui l'obiettivo adesso è quello di farvi vedere che si può scolpire questo sculpted, e scolpendo questo sculpted riesco a ottenere una forma che volendo posso poi portare in Second Life. E per manipolare questo oggetto ci sono poi una serie di primitive in Blender, quindi si muove, si seleziona, si possono selezionare le facce, insomma dovete seguire un po' per capire cosa si può fare tutti i tutorial che ho elencato prima. Tenete conto che l'unica cosa che quando lavorate se volete che questa cosa arrivi in Second Life, non potete fare le cose più avanzate che vi spiegano i tutorial di Red Baron, no? Perché Red Baron vi insegna delle cose tipo l'estrusione, come aggiungere vertici e via discorrendo. Ma qui noi purtroppo quando lavoriamo con gli sculpted in Second Life siamo un po' obbligati a, ci siamo un po' diciamo, ci obbligano, cioè Second Life la linea ci obbliga a lavorare in maniera un po' più diciamo ristretta. Quindi in realtà bisogna prendere una figura già fatta, una di quelle che abbiamo visto con lo Shift A, e bisogna scolpire quella figura senza aggiungere, senza cancellare vertici. Cioè, perché se si prende una di quelle figure e si cancellano, si aggiungono vertici, poi quell'oggetto non potrà essere trasferito in Second Life. Ok, quindi questa diciamo è la differenza fondamentale rispetto ai corsi normali di Blender, che avendo installato Primster bisogna poi prendersi questi oggetti e lavorarci senza modificarli, cioè senza modificare il numero di punti, no? Ma ovviamente noi vogliamo modificare perché in questo caso ho ottenuto questa specie di oggettino. Allora, anche con i nuovi viewer, allora, più che altro il problema è che, anzi, il discorso è che tra un mese ci sarà la versione, diciamo, che supporterà le mesh, questo l'avrete letto un po' dappertutto, e allora con la versione delle mesh si potranno portare, importare degli oggetti Blender qualunque in teoria. Quindi anche, però a quel punto lì non ci sarà più bisogno di Primster. Quindi se volete fare poi le mesh fra un mese o due, non avete bisogno di Primster.
Primestar. Perché Primestar serve soltanto, questo add-on serve soltanto per generare questi oggettini sculpted. Questo in teoria, perché poi in pratica, anche dopo, gli sculpted probabilmente sarà necessario farli, quindi, in realtà secondo me Primestar non si può buttare via per tutta una serie di motivi che ho anche spiegato in un articolo che ho scritto la settimana scorsa, dove spiego appunto un po' i trucchi delle mesh. Se volete vi passo i dettagli dell'articolo. Ho scritto per chi fosse interessato. Dunque, eccolo qua. Ho scritto un articolo dove spiego un po' cosa sono le nuove mesh. Vedete che spiego proprio su cosa sono le mesh, eccetera, eccetera, e poi a un certo punto spiego il perché a volte le nuove mesh siano. No, questo è sul sito di Virtual World Magazine, che è un sito dove io scrivo degli articoli, diciamo, generici di informazione, cioè non sono proprio tecnici, sono articoli, diciamo, un pochino più generali. Ok, allora torniamo al nostro oggettone che vedete che è tutto sbilenco che ho fatto. Allora, supponete che voi abbiate preso da Primestar uno degli oggetti. Io sono partito da un cilindro, ma voi potevate partire anche da altri. Per esempio, se voi vedete, quando faccio, adesso sono tornato in Object Mode, quando sono nell'Object Mode e faccio Shift A, nelle UV Shape ci sono un sacco di cose. Ad esempio si può fare un cono, si può fare il cilindro che abbiamo visto, si può fare una semisfera, un piano, un anello, una sfera. Poi vabbè, sì, gli star è insegnato per fare anche gli alberi, gli steps per fare delle scale, i tori. Insomma, ci sono un sacco di cose, no? Che sono delle figure di partenza che devono essere manipolate per ottenere le altre cose. Allora, noi partiamo, come vi ho detto, siamo partiti da un cilindro. Vedete, io ho ricostruito un cilindro e questo cilindro l'ho modificato andando in Edit Mode per fargli assumere una forma X che mi piaceva. Allora, supponiamo di aver manipolato tutto questo oggetto in modo tale da fargli aver assunto la forma che mi interessava. Allora, il passo successivo è quello di generare quello che è la Sculpted Map in Second Life. Allora, tutti voi sapete cos'è una sculpted map, spero. Qualcuno che non sa. Vabbè, qualche reminiscenza, allora, per capire, provate, tanto qui potete... Con la specie di Come? pagaia quadrettata. Ah, sì, è un arcobaleno. Cioè, praticamente poi per avere presente cos'è Sculpted Map, vi chiederei, soprattutto quelli che non lo sanno, gli altri possono, sono esonerati, di costruire un attimino. Quindi qui potete, credo che si possa fare una build. Perché non posso buildare? Ah sì, di buildare un cubo. Allora, nel momento in cui avete buildato il cubo, vedete che adesso il cubo di default è una specie di, se non vado errato, una mela. Non so se la vedete, no? Allora, la mela in realtà ha una sculpted map, che è quella che vedete qua nelle proprietà dell'oggetto, che sono queste macchiette psichedeliche. Chiamo Sculpted Map, quindi una mappa sculpted, che è quella che in pratica identifica esattamente la mela. Cioè, ogni oggetto sculptato ha una sua sequenza di colori che lo rappresentano. Adesso, la tecnica e la teoria di queste cose non le illustro stasera, anche se mi è stato chiesto, quindi la vedremo magari una volta specifica in cui ci occupiamo proprio di come sono fatti gli sculpted.
Ma per adesso sappiate che per ottenere un oggetto qualunque dobbiamo produrre questa immagine arcobaleno o la tovaglia, come dice Marx. Allora, il Primestar ci offre, quando dobbiamo selezionare il nostro oggetto che vogliamo sculptificare, di cui vogliamo una sculpted map, e di questo oggetto dobbiamo essere sicuri di essere in object mode, perché altrimenti non funziona tutto ciò, e andiamo sul menu di object dove il Primestar ci ha dato un'opzione che si chiama Bake Sculpt Maps. Allora, bake è un po' un verbo in inglese che vuol dire cucina, no? Cioè metti in forno. Ma da noi, nel linguaggio, diciamo, delle immagini, bake vuol dire disegna, cioè dipinge, cioè proietta la mappa, no? Cioè produci l'immagine sculpted. E infatti bake sculpt maps vuol dire produci la sculpted map corrispondente a questo oggetto. Allora, se io clicco bake sculpt maps, mi viene fuori questa finestra dove mi dice range di colori sulla x, y, z. Un reset origin e un ok. Allora noi, per non saper leggere né leggere né scrivere, ci accontentiamo degli ok e quindi produciamo la sculpted map. Ciao Maripink. Allora, facendo la produzione della sculpted map, lui ha generato una UV map. Le UV map sono praticamente delle immagini bidimensionali che rappresentano delle strutture associate a un oggetto tridimensionale. Adesso non so se, cioè praticamente è una di queste immagini qui colorate, adesso per dirla semplicemente. Comunque lui ha generato una UV map che rappresenta appunto questa sculpture texture. L'ha generata, ma io non la vedo, perché per vederla devo avere una finestra di sculpture che mi fa vedere le UV map. E per farlo devo aprire, e questa è una tecnica che si usa in Blender, che è quella in Blender 2.57. Io vado praticamente, vedete qui in alto a destra di ogni finestra c'è un triangolo con del barrato. Se io prendo quel triangolo e me lo trascino a sinistra, lui praticamente mi spezza la finestra in due parti uguali. Non fa una clonazione, quindi divide la finestra in due parti uguali. Nella parte di destra, io posso andare in fondo, qui dove dice il tipo della finestra, e al posto di essere una finestra 3D, gli dico che la finestra è una UV map, UV Image Editor. Okay? Allora, in questo modo, praticamente a destra ci avrei l'immagine che sarebbe poi dove spero di avere la sculpted map finale. Allora, in realtà non la vedo perché devo selezionarla, perché lui ha generato una sculpted map che ha chiamato Sculpti. Per vederla devo cliccare qua e devo andare, no, in realtà non l'ha chiamato Sculpti, l'ha chiamata Cylinder, scusate, quindi devo girare un po' sulle immagini che ci sono, e ci sono due immagini. La prima immagine che è Cylinder è quella famosa che poi dovrei andare a mettere su Second Life. In pratica, se io voglio prendere questa immagine, che è uno Sculpti, salvarmela e portarmela in Second Life, devo salvare l'immagine, la chiamo in questo caso cylinder.png, okay? E poi devo importarmela qua su Second Life, quindi faccio Ctrl U. Sì. Salvarla di nuovo. Cylinder.png sotto i due punti. Collabora Windows 7, chissà dove me l'ha salvata. Comunque, se voi lo fate, riuscite, aspetta, vediamo un po' se riusciamo a salvarla in un posto.
funziona benissimo la cosa. Poi il concetto è che questa immagine qua, una volta tirata su, è messa al posto dell'immagine della mela. Quindi, ad esempio, questa qui è la mela che ho creato prima. Vedete che qui c'è subtext. Se io tiro su un altro texture, vedete che qui sto selezionando la mia sculpted map che ho trovato da qualche parte, che ho fatto comunque con Blender, mettendola al posto dell'immagine arcobaleno della mela. Vedete che qui mi ha fornito, ecco, questa qui è una tovaglia che avevo fatto, e vedete che qui praticamente posso portarmi su Second Life le sculpted map e ottenere degli sculpted. Adesso purtroppo non sono riuscito in questo momento, che sto facendo la ripresa, a vedere esattamente quello che avevo di là, ma il concetto non so se vi è chiaro. C'è il modo in cui praticamente questa immagine viene salvata in immagine PNG e poi viene poi caricata su Second Life come immagine. Vi è chiaro, cioè, sapete tutti, no, come si fa comunque a portare una sculpted map PC su Second Life? Qualcosa che non va, tra l'altro credo che ci siano anche dei problemi sul mio PC perché non sono riuscito. Tu non lo sai, quell'immagine che hai visto, che vedi sul mio Join Me, se lo vedi, quella specie di sculpted, quando lo salvi diventa un file come gli altri, no? Diventa un file che tu salvi. Devo metterlo nel desktop, magari sul desktop ce la faccio. Non so se vedi su Join Me che salvo l'immagine, me la metto sul desktop, la chiamo Cylinder. Poi passo da Second Life e faccio un control U per scaricarlo e vado sul desktop. O se mi ha tirato fuori quello qua, c'è cylinder.png, cioè praticamente su Blender me lo salvo con un file, con un nome di immagine, e poi lo tiro su da qua, no? Cylinder.png, lo tiro su, vedete che lui mi fa vedere un'immagine, non so se lo vedete su JoinMe o su TeamViewer, vedete che mi fa vedere che c'è una specie di roba che tra l'altro in filigrana mi fa vedere che è un po' quello che avevo fatto di là su Blender. Devo dirgli use lossless compression, okay? E poi devo pagare la tassa, il balzello di 10 Linden dollari alla Linden, no? Perché ogni immagine che noi copiamo dobbiamo pagare questi 10 Linden dollari. Adesso, se mi avesse funzionato Firestorm o Phoenix, avrei potuto caricarla come immagine temporanea, no? Ma noi adesso purtroppo sono con quello ufficiale, quindi butto via i Cylinder dollari. Tra l'altro poi vi prego, se cioè, giusto così per darmi una mano morale, se poi volete darmi qualche piccola tip, basta che mi tippiate sul mio avatar e facciate pay e potete pagarmi qualche piccola tip a fine lezione, così io posso appunto continuare a buttare via questi soldini per farvi vedere. Allora, faccio l'upload di questo cylinder, ok? Vedete che mi va in uploading. A quel punto lì, appunto, questa era la mia mail originale che era diventata una. Ok? Vedete che è passato su Second Life, quindi a questo punto io ce l'ho nel mio inventory. Se vado in edit della mia ex mail, ora, grazie a chi mi sta dando delle tip. Io trascino l'immagine che ho appena scaricato e me la trascino sulla mia finestra qua, e vedete che ho ottenuto qua esattamente magari quello che stavo progettando di là. Quindi vedete, vabbè, questa è una schifezza, era solo per farvi vedere che quello che io progetto su Blender me lo posso vedere.
Esattamente su Second Life. Adesso poi se voi siete bravi a scolpire meglio di me, riuscite a fare cose migliori. Però vedete che già così è impressionante, perché se voi guardate a destra, se guardate cosa ho fatto di là, adesso vabbè, in realtà si vede un pochino peggio, però comunque è più o meno analogo, no? Cioè che è una sorta di roba con una specie di corno che spunta. Poi ovviamente sta a voi riuscire a fare qualcosa di meglio. Allora, questo è un po' la base di produrre, che spieghiamo appunto nelle basi di Blender, no? E Primster. Ora, se voi avete voglia, credo di sì perché alcuni di voi sono da parecchio, che vengono nei miei corsi e magari quello che ho fatto fino adesso è banale, proverei a fare invece una cosa leggermente più avanzata, che è quella della texturizzazione. Cioè, vedete che questa roba qua adesso non c'è il colore, quindi se io volessi metterci un'immagine sopra questo oggetto, diventa un pochino difficile da fare, no? Perché sì, potrei cercarmi delle immagini del mio inventory, vediamo un po' se ho delle texture che posso eventualmente sfruttare, però non riuscirei a mettere. Vediamo un po'. È una. Oh, vabbè, giusto per dire, potrei prendere una diapositiva, che è un'immagine, e la metto sopra, però vedete che viene messa un po' in un modo che incontrollato, no? Cioè non posso controllare con esattezza come la metto. Vediamo un po' se prendo un'altra texture un pochino più incisiva. Posso prendere, questa è un'immagine del Vesuvio, ad esempio. Supponiamo di aver fatto il Vesuvio, posso wrappare il Vesuvio su questa roba qua e vedete che viene un po' l'immagine del Vesuvio, ma se questa fosse veramente stata l'immagine del Vesuvio, non saprei bene come disporla, perché qui posso sì spostarla, ma non posso fare grossi miracoli. Quindi in pratica, per fare gli sculpted in Second Life ci vanno fondamentalmente due tipi di tecniche. Una è la tecnica scultorea, no? Quindi lo sculpting, che adesso l'abbiamo appena accennato, adesso magari poi nelle prossime lezioni facciamo poi dei dettagli su come scolpire in maniera un po' più approfondita. Ma poi il secondo passo fondamentale è poi texturizzare, quindi cioè, prima fare la forma e poi metterci le immagini sopra. Allora, per fare questa cosa qua, occorre appunto fare un pochino di lavori su Blender. Vi va, no? Cioè, se non mi avete risposto, ma vi va che faccia comunque questo piccolo excursus sulla texturizzazione? Risposta, ma suppongo di sì. Ok, adesso stanno arrivando a iOS. Ecco, chi non ha visto, chi è la prima volta che vede Blender, magari questo scorso lo veda come una cosa, diciamo, una cosa che poi imparerà magari, perché non sono banali da fare, no? All'inizio. E io stesso e anche altri ci abbiamo impiegato un po' di tempo, proprio perché la texturizzazione di Blender normale è già non è proprio banale, ma poi per riuscire a farlo con uno sculpted diventa ancora più, un pochino più complicato. Allora, noi dividiamo la sculptificazione in due passi, cioè la prima, scusate, la texturizzazione la dividiamo in due passi. Il primo passo è la texturizzazione standard, testurizzazione standard di Blender. E cercheremo di vedere come si riesce a proiettare. Voi, ecco, in realtà è un po' più complesso di così, però per cercare di capirsi, quando si texturizza su Blender, una delle tecniche più semplici è quella di vedere l'oggetto come una specie di schermo su cui io proietto un'immagine, come se io avessi la mia immagine che voglio mettere sull'oggetto, l'avessi in una diapositiva ad esempio, no? E poi la metto in un proiettore e poi con questo proiettore illumino con un fascio di frontale l'oggetto, e l'oggetto praticamente diventa, prende praticamente, cioè l'immagine si deposita
un po' come se fosse una pellicola fotografica, si deposita sopra l'immagine. Adesso non so se questo è chiaro, è un po' come fanno i pullman, non so se avete visto i pullman delle città, no? Che hanno le pubblicità. Matte che avete una vaga idea di questo processo. Praticamente come fanno ad avere i pullman tutti colorati con le pubblicità? Hanno veramente una cosa simile, cioè praticamente hanno l'immagine che gli proiettano sopra con un grosso proiettore e poi l'immagine si deposita dove arriva sull'oggetto. Allora, quindi noi praticamente per riuscire a fare la texturizzazione elementare dobbiamo prendere l'oggetto e vederlo, quindi prendiamo questo oggetto qua e lo prendiamo magari di fronte. Per vederlo di fronte io ho premuto 1. Ed essendo di fronte, la texturizzazione che vogliamo fargli è proprio quella di prendere un'immagine e di proiettargliela sopra. Allora, prima ancora di proiettare l'immagine, dobbiamo avere una sorta di gabbia in cui poi andrà a fissarsi l'immagine. Cioè praticamente questo che voi vedete, anzi andiamo in edit, no? Vedete che io qui vedo una serie di facce, no? Ecco, e questa serie di facce che voi vedete qua, io le vorrei rivedere riassunte sulla destra, come se su questa immagine sulla destra, che poi la UV map si chiama, la UV image editor, vorrei fare un'immagine UV di questo oggetto. Allora, l'oggetto è a 3D. Scusate, CTRL Z. L'oggetto è in 3D, ma l'immagine è in 2D. Quindi quando io dico UV map è in pratica una tecnica per trasformare delle facce 3D, quindi delle facce che sono disposte spazialmente, e queste facce vengono ricollocate in un'immagine piatta, no? Quindi viene praticamente presa l'immagine tridimensionale e viene spalmata. No, quindi viene aperta, un po' viene fatto un po' come una specie di sviluppo geometrico e viene praticamente messa su un piano, quindi viene scartata, viene aperta, è come se proprio voi riuscisse ad aprire l'immagine e a ricollocarla su un'immagine 2D. Quindi le UV map sono UV map, dovete intenderlo proprio come quel processo con cui io trasformo una superficie 3D in una superficie 2D. Non so se è abbastanza chiaro questa cosa qua. È un po' la stessa cosa che fate quando prendete un pacco che vi arriva a casa, e che ha appunto la carta da pacchi attorno, che ha una struttura complicata a piacere, ma se poi voi aprite quel pacco, la carta da pacchi l'aprite e poi la spalmate tutta. Dunque, no, nel senso che la tricromia è quella che poi usa per un altro verso lo sculpted. No, qua veramente useremo, cioè le immagini poi verranno tutte con i colori più o meno giusti, solo che verranno disposti stranamente nello spazio. Quindi vedrete che, cioè, no, più che altro l'immagine la vedrete nella UV map, è sempre più o meno giusta, però verrà poi usata la UV map per prendere l'immagine e proiettarla sull'oggetto. Ma adesso facciamo un esempio. Sì, in realtà qui c'è un po' di confusione perché anche la sculpificazione usa una UV map e questo è un concetto che viene usato in realtà dagli sculpti in un modo ancora leggermente più diverso. Ed è lì che usa quel discorso che dici tu, perché usa la tricromia per usare in realtà una rappresentazione tridimensionale. Però per il momento lasciamo perdere l'immagine sculpti che secondo me complica. Magari ecco, una prossima lezione guarderemo proprio esattamente lo sculpti, cioè l'UV map dello sculpti, ma ai fini della texturizzazione di base per il momento ignoriamola, no? Cioè quindi vediamo soltanto la UV map normale, ok? Allora, UV map esatto. Voi dovete pensare l'UV map come una mappatura
mappatura da un oggetto tridimensionale a un oggetto bidimensionale, dove in effetti vengono perse alcune informazioni, cioè non è che vengono, cioè la mappatura bidimensionale perde qualche cosa. Comunque, vediamolo all'opera. Quindi noi praticamente selezioniamo il nostro oggetto. Allora, in Blender, per selezionare tutti i vertici di un oggetto si preme A, quindi faccio AA, no? Allora, selezionando tutti i vertici di un oggetto, questo oggetto, vedete che qui me lo fa vedere sulla destra, fa vedere praticamente una specie di griglia, no? Perché lui prende l'oggetto e applica una sorta di spalmatura, un UV map che in prima istanza è a reticolo, ma non è quella che serve a noi in realtà, almeno non è detto che serva quella. Noi vogliamo avere una cosa che ci faccia vedere qua in pratica la proiezione di questo oggetto, cioè vogliamo proprio vedere tutte le facce così come la vediamo, le vogliamo vedere qua, no? Insomma, come se proprio le ritagliassimo. Questa operazione si fa in Blender proprio con un comando che si chiama U, che sta per UV map, UV unwrap anzi, cioè vuol dire, perché unwrap in inglese vuol dire spacchetta, quindi sarebbe lo spacchettamento della UV, no? Allora, se io faccio U su questa finestra, allora mi viene chiesto di spacchettarlo in molte modalità. Allora, la modalità che vorrei farvi vedere adesso è la modalità, diciamo, di proiezione dal progetto, cioè Project From View, che in pratica prende esattamente quello che voi vedete e lo ricolloca in modalità 2D. Cioè, in pratica, io prendo, dunque, faccio U e poi faccio Project From View. E non so se vedete, riprende esattamente tutti i vertici e me li ricolloca sulla destra a fare un po' l'immagine del mio oggetto. E questa immagine di questo oggetto, vedete che è sul grigio, cioè non c'è, non è associata a nessuna texturizzazione specifica, però mi direbbe che se io qui andassi a mettere delle cose, verrebbe poi ricollocato, verrebbe ricollocato di là. Anzi, facciamo una cosa, cioè, visto che vedete che è venuto un po' piccolo, no? Usiamo un altro tipo di Project From View che è un pochino più comodo, che si chiama U Project From View Bounce. Questa selezione, Project From View Bounce, fa la stessa cosa, ma massimizza la UV map in modo tale che occupi quanto più spazio è possibile dell'immagine. Ora, qua, quello che io potrei fare anche, giusto per farvi capire il concetto della mappatura, vediamo un po' se ci riesco ad arrivarci. Sì, devo creare un'immagine, quindi faccio new di un'immagine che prendiamo una UV map a risoluzione 1024x1024, che quindi diventa un'immagine. Al momento vedete che è nera, quindi l'immagine, finché non ci metto qualcosa dentro di effettivo, è un'immagine nera. Poi, una volta che ho questa UV map, posso, vediamo un po' se è vero, ok, posso anche dipingere su questa UV map. Dipingere vuol dire che clicco su questo tasto e vedete che mi viene una specie di pennello con cui posso andare. E vedete, posso tracciare dei segni. Ora, il fatto di aver tracciato questi segni vuol dire che io sto già facendo una texturizzazione elementare della mia immagine, no? Però per vedere l'effetto di questo segno bianco che ho fatto, devo poterlo vedere esattamente sul mio oggetto tridimensionale. E per vederlo devo scegliere qua, vedete che c'è a fianco della modalità, abbiamo una modalità che si chiama shading. E io gli chiedo di farmelo vedere nella modalità textured, che è proprio quello che stiamo cercando di farlo. Vedete che io adesso ho messo una linea qua e questa linea mi è comparsa esattamente sull'oggetto. Però mentre qua l'ho messa bidimensionale, nell'oggetto tridimensionale è venuta tutta curva, perché lui ha trasformato questa linea bidimensionale in una specie di curva che aderisce esattamente all'oggetto. Quindi io potrei andare oltre, praticamente vedete che mentre dipingo a destra, vedete che praticamente questa faccia qua coincide con quella faccia lì, no? Se non mi ricordo male, una volta ho visto che si poteva anche dipingere di qua, vabbè, ci sarà un modo.
o che si può dipingere da tutti e due lati. Poi il fatto sta che ognuna di queste, man mano che io vado a scrivere qua, vado a interagire con un pezzo, vedete, che è perfettamente definito. In realtà adesso, visto che ho fatto il wrap in questo modo, sto scrivendo anche, è come se proiettassi, no? Cioè questa immagine qua è come se fosse in realtà la diapositiva, ah sì, c'è la texture mode, hai ragione, texture paint, questa, quando sono in texture paint, ecco, vedete, posso anche dipingere praticamente qua, e quindi posso modificare l'oggetto e avere qua praticamente l'equivalente. Sì, è la cosa. Insomma, si può lavorare, insomma, in modo tale da poter avere l'effetto che si vuole, no? Questa immagine qua in realtà è il riporto della texture che voglio, dove però è applicata dove è applicata questa UV map. Ora, adesso in realtà questi sono concetti abbastanza delicati, che non è facile da spiegarli, soprattutto per le prime volte. Ma supponiamo che noi vogliamo, ad esempio, che su questa faccia compaia un logo, no? Allora, se voglio che su questa faccia compaia un logo, quindi facciamo una cosa semplice, è sufficiente che io capisca qual è questa faccia qua, no? Quindi nel caso specifico la posso immaginare che è questo pezzo qua, vedete? Quindi io potrei qua crearmi una, cioè invece di dipingere così come avete visto, magari questa dipintura la posso anche fare giusto per capire quali sono le facce, ma fondamentalmente io quello che voglio fare è usciamo dal painting mode e andiamoci a caricare un'immagine già fatta. Quindi proviamo ad aprire un'immagine. Andiamo qua e vediamo un po' tra le immagini che ho. Ad esempio, qui c'è una mela, tanto per dire. Sì, proviamo a prenderci questa mela. Allora, vedete che io ho preso la mela, e la mela è diventata praticamente, è stata messa sulla UV map. E vedete che il modo in cui che questa mela è come se fosse stata proiettata. Io posso vederla davanti, vedete, se la vedo davanti mi fa proprio la proiezione della mela sul mio oggetto. Se io in pratica posso anche selezionare tutti i vertici sulla destra, qui c'è, poi se, quando conoscerete bene Blender sapete che si possono selezionare i vertici tutti o meno con A, quindi faccio AA, no? E quindi selezionando tutti i vertici che stanno sulla UV map, io posso ampliare questa figura, posso fare S e ampliare praticamente questo oggetto, no? Vedete che ampliando questo oggetto la mela viene replicata dappertutto, oppure restringendo l'oggetto, aspetta, facciamo S, ecco, la mela può essere praticamente messi in posti diversi. Sì, i video poi sono quelli che poi eventualmente pubblico, cioè magari rimando le coordinate su Ali. Tanto comunque anche io tra poco, mi spiace che magari non riusciremo a finire tutta la texturizzazione, ma qui era il... Aspetta, tra l'altro vediamo. Ciao. Ah, vediamo un attimo solo le caratteristiche della... Comunque per il momento teniamola così. La cosa interessante è che da capire che se io potessi avere, posso farmi un esempio con GIMP, con Photoshop, potrei farmi una melina piccola, no? In modo tale da poter importare una finestra in cui questa mela piccola è messa effettivamente praticamente nel posto. Quindi se io riesco a fare in modo tale che l'immagine della mela sia piccola e posso muoverla in modo tale che finisca effettivamente sulla faccia che voglio texturizzare, io ho, cioè posso controllare dove mettere appunto questo logo.
Così come, ad esempio, se io volessi in realtà fare un'altra cosa, quindi prendere questo oggetto, lo vedo dall'alto, dall'alto, e qui faccio un'altra UV unwrap dall'alto, quindi qui viene forse un pochino più pulito questo unwrap, quindi faccio l'unwrap object from new bounds, e vedete che praticamente gli proietto la mela dall'alto. In realtà, per come abbiamo fatto l'unwrap, vedete che lui l'ha proiettato come se fosse RGX, quindi la mela viene proiettata dappertutto, perché l'unwrap è totale, no? Se io volessi che la mela fosse proiettata solo esclusivamente sul tetto dell'oggetto, dovrei fare in modo di selezionare solo le facce superiori e fare l'unwrap di queste facce. Questo lo otterrei praticamente andando con la visione dall'alto, anzi facciamo così, facciamo unwrap reset, quindi resettiamo l'unwrap. E poi facciamo un... Dunque qua c'è un'opzione che permette di selezionare solo le cose visibili, spero che sia questo, e poi posso selezionare solo i vertici in cima. Un po' selezionato, no, ho selezionato tutto, quindi in realtà devo fare così. Quindi se io riesco a selezionare soltanto le facce di sopra, magari posso farlo anche con quest'altro sistema, aspettate. Allora così le deseleziono. E poi dico, cerco di selezionare solo le facce, e poi qua faccio, seleziono solo le parti in questa. Fare un unwrap solo di questa parte e quindi ottenere solo quella parte, e vedete che avendo selezionato solo quella parte, lui proietta soltanto su quella, sulla parte in cima. Adesso appunto stiamo già un'ora e mezza e comincio a essere un attimo stanco, ma la premessa, cioè il fatto di poter proiettare su questo oggetto, no, delle immagini, vi torna abbastanza. Possiamo fare anche un'altra cosa, possiamo provare invece che prendere questo cilindro che magari è difficile. Magari è difficile, insomma, da percepire perché è una struttura un po' complicata. Possiamo prendere una struttura un po' più semplice. Quindi possiamo prendere, ad esempio, cancelliamo questo oggetto. Shift, aspetta. Facciamo nuovo. Prendiamo questo cubo qua, no? Cubo, vogliamo provare ad esempio a fare un unwrap di questo cubo. Quindi abbiamo detto ci apriamo. Sì, una cosa un po'. Ecco, tra l'altro, una cosa che vi consiglio anche, visto che appunto una volta alla settimana in queste condizioni non è detto che sia sufficiente o esaustivo, chi sa fare già queste cose magari può mettersi in contatto anche insegnando a quelli che sanno un po' di meno e gli può fare magari con TeamViewer, perché poi sono cose che se fatte, se dette è un po' un casino, invece bisogna farle insieme e bisogna soprattutto farle fare all'altro. Infatti io a certe persone per farle capire alcune cose mi sono proprio dovuto mettere lì con loro, no? A fare certe operazioni, e però insomma appunto non sono proprio niente banali. Allora niente, proviamo soltanto, vi faccio soltanto vedere un esempio ancora qui sul cubo, cioè una specie di unwrap del cubo. Quindi prendiamo questo cubo. Ma attenzione, allora, Depp, tu sei arrivato qua senza sapere comunque niente su Blender, no? Giusto? E questa parte qua è già una parte un po' avanzata che stavo comunque cercando di presentare alle persone che avevano già seguito alcune parti, diciamo, già nelle lezioni vecchie. Quindi,
Niente, tu per il momento puoi anche, diciamo, ignorare, nel senso che la parte di texturizzazione la vedi magari dopo aver visto un po' di cose di sculptificazione, perché la parte di sculptificazione è più semplice, cioè è relativamente più semplice. Poi quando si arriva alla texturizzazione invece bisogna fare un piccolo balzo in avanti, che invece è un pochino più delicato. Allora, niente, proviamo a vedere se riusciamo a fare solo questo esempio col cubo e poi per stasera proviamo a smettere. Allora, proviamo a prendere questo cubo e fare l'unwrap di questo cubo. Anzi, andiamo in edit mode e facciamo l'unwrap di questo cubo. Ecco, una cube projection, ecco questa qui, non neanche. Adesso non mi viene la cosa. Comunque, ecco, facciamo una cosa proprio banale, ecco questo qui è il cubo. Togliere la prospettiva, altrimenti non si vede bene. Allora, prendiamo il cubo e gli facciamo di nuovo il Project From View, Bound, questo. Ecco, praticamente questo cubo qua, gli ho detto che la parte di sopra e la parte di sotto, su questo cubo voglio proiettare un'immagine, no? Gli ho fatto l'unwrap e ho ottenuto fondamentalmente un quadrato che rappresenta fondamentalmente le due facce di sopra e di sotto. Se su questa UV map io gli sovrappongo la stessa immagine che avevo visto prima, che era quella della mela, vediamo un po' se la troviamo, mela, e poi gli dico di farmi vedere l'immagine texturizzata, vedete che lui praticamente sulla parte di sopra e sulla parte di sotto ha messo la mela in questione. Cioè praticamente io gli ho fatto vedere, ho disposto il cubo come se gli dovessi proiettare sopra qualcosa, gli ho fatto l'unwrap e poi sull'unwrap gli ho messo l'immagine e questa immagine è stata proiettata sul cubo e quindi ha prodotto le due facce dipinte. Non so se Deb questo secondo esempio, che è un pochino più lineare, nel senso che è una faccia, cioè è una scatola, quindi c'è la texturizzazione è forse un pochino più. Allora, ripeto quello che stavo dicendo, cioè, diciamo, per cercare di farmi sentire scatti adesso. Se senti anche un po' male, allora forse è un po' un casino. Allora, vabbè. Comunque, questo esempio della texturizzazione, ripeto, è un esempio che vuole solo farvi vedere che è possibile vedere la texturizzazione, almeno un esempio di texturizzazione, come appunto la proiezione di un'immagine, no? Lungo un asse. Che nel caso del cubo si vede che praticamente proietta l'immagine lungo l'asse da cui ho fatto l'unwrap e l'immagine viene impressa sui lati, sulle facce che vengono viste. Sì, ciao Cocchi, tanto comunque abbiamo finito. Questa parte di texturizzazione comunque non è sufficiente poi purtroppo per fare la texturizzazione poi degli sculpt su Second Life e su questo bisognerà poi studiarci un attimino. Allora, per chi più o meno invece questa cosa qua dell'UV Map l'ha già vista almeno una volta, forse riesce a seguire anche il mio video ultimo che avevo fatto dove spiegavo la texturizzazione, che ti avevo passato, mi sembra, no? Ho passato a qualcuno, vediamo un po' se riesco a ritrovarlo. Fatti diversi di video, però questo forse è quello un pochino più seguibile.
che ho chiamato Texturing Revisited e vi metto in chat. Questo è il link. Per qui si viene visto come ho fatto la testorizzazione di una sfera. Il concetto della proiezione che vi dicevo prima. Ok, allora poi per sulla testorizzazione magari ci andremo poi un pochino meglio. Buonasera, nelle prossime settimane. Ecco, l'unico problema che ho io è che ai miei incontri vengono sia persone che magari la prima volta che vengono, che persone che invece sono già venute e quindi hanno magari su cui posso fare meglio certi discorsi. Purtroppo il mio tempo a disposizione non è folle, cioè nel senso che non riesco a fare una lezione base e una lezione avanzata, quindi purtroppo cerco di, cioè purtroppo, per fortuna cerco di fare un po' un misto delle due. Se pensate che ci sia qualche altra possibilità, tipo magari anche, non so, chi sa già fare qualcosa può mettersi a sua volta a incontrarsi un altro giorno della settimana per dare delle indicazioni, si potrebbe organizzare. Che dite? Salazar, ci sono io che sono super bravo. Dimmi quello che ti serve, che ti spiego tutto io. Basta appunto prendere almeno per le parti più semplici, basta. Tu non ci riesci. No, più che altro appunto ci sono, c'era Dan, non so se è andato via o c'è ancora. Scusami. Che appunto, cioè, è all'inizio, quindi ci vorrebbe per qualcuno che magari lo prenda, come dicevo prima, e lo segua un attimo per dargli appunto quei primordi, per dargli quella sicurezza per poter fare, per poter muovere i punti, selezionare, insomma, fare queste cose. Ricordo Depp, prima, non so se c'eri Depp quando ho mandato i link dei video di Baron. Ecco, allora tra l'altro, scusate, prima di finire io vorrei darvi ancora, io ho fatto che avevo visto un paio d'anni fa. In italiano anche questo. E questo video su Vimeo, aspettate che ve lo passo. Provate a guardare questo video, credo che duri una mezz'oretta. Però se guardate questo video vi dà proprio le basi per riuscire a fare quelle tre cosine che io ho fatto in maniera molto veloce stasera e che consistono nel, appunto, nel creare dei vertici, muoverli e modificare dei pezzi di mesh. Quindi io consiglio appunto a quelli che sono i primordi di cominciare a guardarsi questi video che ho dato, quello di Red Baron e questo qua, anzi forse prima cominciare da questo e poi quello di Red Baron, e almeno da quelli avere un po' di primo. Oltretutto mi sembra che Red Baron ci abbia anche delle parti solo che forse, ecco, lì il problema è che c'è perfino troppo materiale, nel senso che, come dicevo prima, ci saranno un'ottantina di video, quindi se uno le fa questi video... Scusa, Sava, potresti darmi il link di Red di questo Baron?
Baron 85 si chiama. Ah, l'ha messo sul pedalo. L'ha messo sul. Da 2,5. Il video base di... Ecco, se poi qualcuno magari li trova questi quei primi video di Red Baron, perché appunto io non so, cioè proprio per dargli nell'ordine, perché visto che sono così tanti, sembra che ci fossero proprio numerati i video di Sì, io li vedo numerati, aggiungere Mentre io provo a video. cercarli anch'io, cerco di fare di trovare gli indirizzi proprio nella sequenza giusta, se Ecco, riesco. bravo, perché insomma, altrimenti. E magari per ripassarveli in maniera tale che non adesso che non ce la faccio, magari provo a mandarlo poi più tardi su Ali, sul gruppo Ali. Ok? Allora niente, per stasera, sperando di non avervi annoiato troppo, quelli che almeno sapevano già. Tra l'altro, se siete nel gruppo Ali, magari potete anche usare il gruppo per parlarvi, oppure o vi scambiate le mail, insomma, oppure rimanete in contatto con me o con Margie, insomma, risentiamo. Se riesco, martedì prossimo cerco di fare il corso di scripting, che è quello di scripting di base che stavo cercando di fare, quindi Margi, preparati, che poi ti spiego qualcosina di più. Sì, perché senti Salazar. Di mettere un testo che come si dice? Il testo che cammina, il testo di una poesia per dire, in un'immagine che cammina. Non so come dire, un testo Un testo, un'immagine in movimento che si muove, vuol dire, sì, un che testo gira, che che ruota. fa Si... hai mai visto quando finiscono i video ci sono quei testi che scorrono, no? Ecco, si dovrebbe fare uno script che fa scorrere il testo di una poesia. Dobbiamo poi analizzare un attimo, perché ci sono molti modi per farlo, alcuni carini, altri un po' meno, insomma, adesso poi magari Aspetta, sarà vediamo meglio poi martedì. con precisione, va bene. Ok? Allora, buona serata a tutti, e grazie Grazie, ancora. Salazar, grazie a te. Grazie a te.